Grazie, grazie. Beh, poi non è detto che ci debba essere per forza il nome, l'importante è che siano bravi poi in assoluto. Beh, in quest'ottica, non a caso, a un certo punto erano girate voci di Cerci e Guberti, perché probabilmente insomma c'era un'idea di prenderli entrambi in prospettiva, però è anche vero che il Bari deve fare i conti con un organico che è sin troppo abbondante per una squadra del suo livello. Il Bari, non dimentichiamolo, ha 6-7 giocatori, perché comunque degli errori sono stati commessi anche in fase di impostazione della squadra, eh. Diciamo, non tutto è filato liscio, ci sono giocatori come Langella che deve essere un punto di forza della squadra, cito sempre lui perché è il primo che mi viene in mente, che ad esempio hanno dato contributo zero. Il Bari ha parecchi problemi, deve anche sistemare dei calciatori e non sono pochi, quindi credo che insomma queste giornate di mercato possano essere molto calde. A mio avviso, per come sono messe le cose, compresi gli infortuni, il Bari aveva bisogno di un giocatore forte per ogni reparto, almeno di tre rinforzi. Probabilmente questi tre rinforzi arriveranno. Certo è che magari qualcosina in più sul piano della qualità era auspicabile, è anche vero però, ripeto ancora una volta, che il Bari ha un carico di giocatori eccessivo per una squadra del suo livello e c'è una difficoltà, cioè quella di cedere dei giocatori in questo momento praticamente inutilizzati. Langella è il caso più emblematico. Ma Gigi. sicuramente nelle ultime ore del mercato, insomma, chi vuol comprare attende l'offerta dell'ultimo momento. Chi deve vendere cerca di svendere oppure addirittura trovare le forme del prezzo. Il Bar c'ha tre o quattro contratti onerosi, Volpato, Sforzini, lo stesso Langella, che naturalmente pur avendo un buon mercato, la difficoltà di base qual è? L'ingaggio decisamente al di sopra di squadre di B o meno. Allora a questo punto devi andare a cercare di trovare qualche scambio eppure qualche compartecipazione nel pagare lo stipendio, che se no, meno male, avere una rosa di 33-34 giocatori diventa perché è un peccato mandare in tribuna sistematicamente 8-9-10 giocatori. Ricordiamo che ad esempio De Vezio non viene utilizzato da un pezzo, c'è lo stesso Di Amutine che ha giocato soltanto una partita in questo caso. Insomma, ci sono giocatori poco Beh, utilizzati. Allegretti che è sparito, Antonelli lo stesso, insomma, è chiaro che purtroppo in Allora, o campo. valgono e li fai giocare, oppure non valgono e provi a darli via, perché altrimenti giocano sempre gli stessi. Fermati un attimo, Gigi. Pubblicità, poi torniamo insieme col biancherosso TV Sport. Eccoci insieme col biancherosso TV Sport. Vi abbiamo chiesto subito, in avvio di trasmissione, secondo voi qual è la causa principale, l'origine di questa sconfitta? Pancia piena, nel senso un appagamento forse inconscio dopo il rendimento di questo campionato, gambe vuote, stanchezza, oppure magari qualche mossa che avrebbe potuto far Ventura e che non ha fatto. 080 501 9998, c'è già un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Mimmo. Ciao Mimmo, ciao. Senti, io ho paura che sia un problema a livello mentale, non sappiamo gestire i risultati. Firenze, in casa con C'è una l'Inter, serie pazzesca di rimonte, sì, infatti. non riusciamo, abbiamo quasi paura di vincere, non so che dire. A questo è sicuramente subentrato un discorso, proprio un calo fisico, perché a Bologna nel secondo tempo siamo stati praticamente assenti del tutto, completamente. Più giustamente, come diceva anche l'amico che ha chiamato prima, a centrocampo usi sempre le stesse persone, cioè c'è veramente bisogno di rifiatare. Io non riesco a capire perché un signor De Vezze, che è un signor di giocatore, non viene quasi mai utilizzato, Adesso come credo che non stia pure. neanche bene De Vezze, perché De Vezze l'ho visto a Bari ieri, quindi non è neanche convocato. Sì, ma ripeto, non so se sono, come posso dire, problematiche legate allo stato fisico o semplicemente sono scelte dell'allenatore. Io questo vorrei capire. Anche Allegretti, che non è affatto dispiaciuto quando c'era da tenere un attimino di più a centrocampo Sì. piuttosto che scendere sulla fascia. Ieri non, sicuramente sull'1-0 per il Bari non mi sarebbe dispiaciuto Fermo vederlo in restando, Mimmo, campo. che gli assenti hanno sempre ragione, è chiaro che noi No, vabbè, stiamo ma ci mancherebbe, pensando. ora non possiamo che fare più che altro ipotesi, perché Certo. veramente la cosa che è del tutto scomparsa è il famoso gioco del Bari, quello che oramai, di cui ne parlano tutti, ma cioè, mi sa che si è fermato al sabato sera con l'Inter, praticamente sono due partite Per che fortuna latitano non molto questo. tempo fa, nel senso che lasciamo ancora in Per tempo a fortuna riprendere il sì, per discorso. fortuna sì. Poi comunque in ogni caso non so se è proprio il tipo di gioco. Cioè, quando troviamo una squadra che ci fa giocare poco, abbiamo grosse difficoltà, perché se non ricordo male, le partite peggiori del Bari che ho visto sono state Bologna all'andata e Bologna al ritorno. Gigi, la tua Ma analisi. condivido l'analisi che ha telefonato, anche perché effettivamente
la partita di ieri non ha dato modo. No, però il discorso è il momento in cui tu hai chiuso, lui aveva parlato in settimana e sicuramente avrà fatto pre-tattica di un eventuale cambio di un centrocampo a tre. Il momento in cui ti rendi conto che la squadra può stare in condizioni fisiche quasi al limite per le tre partite, vinci 1-0 a fine di primo tempo, a quel punto un centrocampo a tre, anche a livello esperimento futuro, io l'avrei potuto pure fare. Altra mossa, i momenti in cui loro hanno messo il terzo attaccante, questo Gimenez, che ha fatto benissimo la domenica prima a A Firenze. Firenze, a quel punto può essere una soluzione togliere Conan, che era diventato un giocatore che non aveva dato molto, metti Diamutene su questo uruguaiano e puoi spostare in avanti Maselli, che avrebbe dato sicuramente un contributo, perché Maselli in fase difensiva non è effettivamente il giocatore che serve. Allora, un'analisi severa della partita l'ha fatta Andrea Masiello, che ripeto a nostro avviso è stato il migliore in campo del Bari dall'ala. Sentiamo cosa ha detto il difensore del Bari. Il problema è uno solo, che forse le troppe chiacchiere che ci sono state fatte sul nostro futuro, Coppa UEFA, siamo la squadra di rivelazione, forse ci hanno fatto un po' male. Bisogna ritornare con i piedi per terra, cercare di rimediare agli errori che commettiamo, che sono banali, però ci costano partite cui c'è rammarico, perché alla fine io penso che se non commettiamo degli errori del genere. Poi su due palle inattive, che non abbiamo preso quasi mai gol, avevamo dei punti in più che ci potevano appunto far stare più tranquilli. E da una parte, ripeto, c'è il rammarico, però forse quando prendi delle batoste che torni con i piedi per terra, forse significa tornare con la concentrazione e con la fame di risultato. Beh, non è la prima volta che vi fate ultimamente rimontare un risultato, due ingenuità che vi sono costate davvero care. Sicuramente, bisognerà lavorare su questo, anche perché sono troppe partite che andiamo in vantaggio, cerchiamo di portare la partita alla fine con il risultato a nostro favore, però non ci riusciamo. Questo è un dato di fatto, siccome è già successo tantissime volte, quindi vorrà dire che bisognerà avere la fame che avevamo 3-4 mesi fa, la fame di risultato, e cercare di commettere meno errori possibili. È stata chiara l'analisi di Come Andrea vedi, lo Masiello, sì. stesso Signor Masella ha fatto riferimento alle palle inattive, insomma. amico in linea, pronto? Pronto, Enzo? Sì. Sono Leo Damiani. Ciao Senti, Leo, volevo ciao. chiederti due cose. Hanno a che fare. Allora, secondo me, la questione Genoa-Bari, Sì. l'indagine lì della Procura federale, non se ne sa più No, niente, c'è no. notizie. No, Come la ma cosa è grave perché. lo so, però. Praticamente, se Bari è stanco domenica, sabato, piove, dico per Dio, nevica, noi non ci Ma giochiamo, vedrai è che un non accadrà precedente. nulla, diciamo E che lo se so, non hai delle ma io la prove, società. se qualcuno non va a denunciare il fatto del genere, dici guarda è vero, mi hanno detto di Ma c'è non l'assessore allo accadrà nulla. sport che l'ha Sì, Leo, detto, 18 ore a poter parlare. dovrebbe essere così, ma vedrai che non accadrà nulla. Purtroppo, vabbè, se ti puoi informare. Andiamo Poi avanti. un'altra cosa, io. Apprezzo Ventura, abbiamo imparato a volergli bene, ad apprezzarlo, però io vorrei ricordare a me stesso che le squadre di Ventura e gironi di ritorno hanno un calo. Diciamo che devi scongiuri, Non oh. so, non so, io ripeto, non voglio fare È il cielo del successo in qualche malaugurio. campionato, Ci ha sì, però. fatto divertire e non è che da una domenica all'altra cambio parere, un ottimo professionista. Speriamo che, Speriamo insomma, solamente la storia non che si ripeta, speriamo così, va sì. bene. Leo, grazie, un abbraccio.